gennaio a Canosa di Puglia, la filiera frutticola Fratelli Sannino e la società di consulenza agronomica Agrimeca Grape & Fruit Consulting hanno organizzato un interessante incontro con tecnici e produttori. L'iniziativa ha sviluppato la seguente tematica: la sostenibilità delle produzioni per lo sviluppo della filiera di frutta da trasformazione nella Valle dell'Ofanto. Abbiamo oggi organizzato questo incontro tecnico per un confronto con i produttori, per invogliarli, per convincerli sempre di più che questo progetto è valido e che se ci seguono riusciranno ad ottenere risultati migliori rispetto alle altre realtà presenti. Il prodotto che afferisce alla filiera Sannino ha prevalentemente destinazione per l'infanzia, quindi baby food, residuo zero ma anche biologico. Di conseguenza, partendo da quelle che sono le linee guida dei piani di difesa ecosostenibile, si riducono notevolmente sulla base di quelle che sono le richieste dell'industria i principi attivi che possono essere coinvolti, ma anche alcune problematiche tecniche sono risolte in maniera differente rispetto al mercato, diciamo, al mercato fresco, sempre sulla base di quelle che sono le richieste dell'industria di trasformazione. Il nostro obiettivo come staff tecnico è quello di raggiungere una situazione di equilibrio nei frutteti che riguarda tutte le colture oggetto di assistenza tecnica, in modo tale da ridurre quelli che sono anche gli input sia a livello di trattamenti di difesa che a livello di fertilizzazione, e di conseguenza avere, diciamo, dei frutteti che possono essere gestiti con minore impiego di prodotti sia per la difesa che per la fertilizzazione. Le forme di allevamento sono state, per quanto riguarda le drupacee, quasi sempre un vaso molto particolare, non il vaso tradizionale, e con l'idea di tenere molto basso la pianta stessa, per cui accorciando l'altezza noi abbiamo favorito che cosa? L'emissione di rami verso la base, per cui un ritorno molto precoce già dei rami. Abbiamo rivestito completamente la pianta favorendo l'emissione di brindilli che poi sono andati a produzione, e questo sì è significato avere una produzione maggiore di quella che è la produzione normale su un pesco che secondo me andrebbe sempre trattato così, però poi dopo dipende da agricoltore ad agricoltore o da chi gestisce poi il frutteto stesso.